prima il prestito di 300 milioni che sarà l'ultimo aiuto di Stato, poi la vendita dopo il no dei lavoratori al referendum sul preaccordo, il governo delinea quello che sarà il futuro di Alitalia. Non ci sarà alcun salvataggio pubblico per il ministro dei trasporti Del Rio, la compagnia aerea sarà venduta al miglior offerente, nessuno escluso, compresa Lufthansa. Linea quella di Del Rio condivisa da tutto il governo. Per il ministro del lavoro Poletti, dopo l'esito negativo del referendum sarebbero a rischio circa 20.000 posti, mentre il ministro dello sviluppo economico Calenda, che conferma il no alla nazionalizzazione dell'ex compagnia di Stato, rassicura che verranno comunque garantiti tutti i voli. Ma a proposito di voli, cosa rischia chi viaggia? Al momento vengono garantiti voli in partenza fino alla prima parte di maggio, ma si possono ancora acquistare biglietti sul sito Alitalia. Tuttavia non ci sono certezze per il lungo periodo, ad esempio acquistare un biglietto per le vacanze di luglio-agosto. Resta valido al momento anche il programma Fedeltà con la tessera 1000 miglia.